Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz. Anzi, ormai buon pomeriggio. Ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati. Oggi eh, la andiamo a svolgere nel primo pomeriggio, dopo alcuni movimenti molto interessanti. Abbiamo il dollaro che si sta apprezzando, infatti oggi andremo a vedere un cambio valutario che non tradavamo da tempo, cioè GBPUSD, quindi sterlina contro dollaro americano euro-dollaro e un piccolo recap degli indici azionari per poi concludere con il bene rifugio per, per eccellenza scusate, che è il gold. Ricordo a tutti però che si avvicina il giorno 22.03.2022 dove andremo insieme a Giancarlo Prisco a fare scalping in diretta sui mercati finanziari andando a commentare quella che è l'apertura dei mercati americani che la prossima settimana fino al giorno 27 sarà alle ore 14:30. Quindi, ragazzi, è un evento molto importante, questo qui della scalping live, e abbiamo deciso anche di fare una promozione per, questa, per questo mese e solo per questo mese, poi, dal mese prossimo i prezzi delle scalping live aumenteranno. Eh, perché, chiaramente, abbiamo dimostrato di. A dare un servizio di altissima qualità che fa guadagnare le persone, di conseguenza, ultima uh, occasione per pagare due sessioni solamente 129 euro. Quindi andiamo subito sul sito investire.biz per andare a vedere come iscriversi. Allora, nella sezione appuntamenti trovate la scalping live, eccola qui martedì 22 marzo, ore 14 e 15. La, quella successiva sarà il 29 di marzo alle 15.15, un'ora e mezza insieme dove andremo a fare scalping sugli indici americani. Magari anche sul DAX se c'è la possibilità. E quindi potete iscrivervi da qui. Se siete interessati ad acquistarle entrambe basta che ci scrivete e al posto di pagarle eh, 79 l'una eh, ne pagherete due a 129. Questa è la promozione del mese e poi non ci sarà più, anzi i prezzi come ho detto aumenteranno detto ciò eh, andiamo sulla piattaforma del broker Kimura Trading per vedere quelli che sono gli strumenti più interessanti di quest'oggi come detto il dollaro americano si sta apprezzando noi siamo short sul cambio valutario GBP USD molto interessante soprattutto qui siamo sul GBP USD time frame giornaliero che cosa vediamo che nella seduta di ieri abbiamo assistito a una abbiamo assistito insomma a indecisione eh, da parte degli operatori. La doji, che è questa qui, che è una candela senza corpo ma con delle ombre molto ampie, crea indecisione eh, sul mercato e può determinare anche eh, la fine del movimento precedente, cioè quello rialzista. Quindi potrebbe essere questa la fine del ritracciamento e la continuazione del trend a ribasso? Staremo a vedere, non possiamo esserne certi, ma la nostra view rimane ribassista fino a quando? Fino a quando i prezzi non... Romperanno al rialzo in chiusura daily il massimo di ieri. Qual è il massimo di ieri? È 1, 32 e 11. L'obiettivo, quali sono i nostri obiettivi? Allora, voglio andare a segnalarli con il nostro target indicator. Sappiamo che possiamo andare a, a, insomma, a tracciare degli scenari, ed eccoci qui. Il primo obiettivo lo troviamo in area 1 e 3. Mentre l'obiettivo finale, vedremo se ci arriviamo chiaramente, è 1,28 per operazioni più di ampio respiro. Eh, molto, interessante è stata, che cosa? molto interessante è stata la rottura di questa zona, la vedete? Anzi, vado ad evidenziarvela, vedete, questa zona supportiva, molto molto importante è stata rotta da che cosa? Da una candela ad altissima volatilità del giorno 7. 3 2022 livello che poi ha, fun ha funzionato molto bene da resistenza il giorno eh, 10 3 e anche il giorno 9 eh, e anche ieri 16 marzo quindi eh, rimane la view ribassista fin quando i prezzi non tornano al di sopra di, questo, eh, di questa zona che è stata rotta eh, attenzione anche a euro dollaro come detto Uh, anzi, ieri è stato raggiunto un livello di cui avevamo parlato um, qualche giorno fa, 1,11. 1,11 è stato raggiunto nuovamente, i prezzi non sono riusciti a superare in chiusura uh, questa zona, infatti oggi vediamo un apprezzamento del dollaro anche contro l'euro e mi aspetto un ritorno, dove? un ritorno sui minimi qui in area 1,09. Andiamo avanti perché dobbiamo vedere il gold, attenzione, gold eravamo long, abbiamo spostato lo stop loss in pareggio. Con l'apprezzamento del dollaro abbiamo visto un gold che eh, è sceso, tornando a testare la soglia di 1930. Ricordo a tutti: 1930 è un eh, supporto importante. Se questo viene rotto, apriamo degli short. Ok, quindi att attendiamo la rottura per aprire uno short con obiettivo 1906. Se invece questa zona tiene, dobbiamo. Attendere un segnale rialzista, e entriamo Long con obiettivo 1980 come obiettivo finale. Concludiamo il tutto con che cosa? Concludiamo il tutto con il Dax, l'SP 500. Attenzione, Dax che ha raggiunto un, anzi, ha aspirato diciamo il livello che avevamo individuato ieri di 14105, da qui i prezzi sono saliti molto, guardate. Siamo sul time frame a 5 minuti, vediamo che cosa possiamo fare. Allora, c'è stata questa candela, la vedete? Eccola qui, scusate. Questa candela ad altissima volatilità, sono entrati molti volumi e di conseguenza si è creato poi con la rottura al rialzo un supporto che stiamo testando proprio in questo momento. Quindi tutta questa zona, quindi compresa tra 14222 e 14210, potrebbe essere un'ottima zona Supportiva, vediamo se tiene. Uh, se tiene, e mi fa un minimo crescente, entriamo long. Mentre per quanto riguarda le operazioni ribassiste, uh, alla rottura di questa zona, possiamo valutare uno short con obiettivo 14.130 punti. Time frame a 5 minuti. Del Germany, 40 cash. Io direi che con questo abbiamo visto tutto. Vi aspetto alla Scalping Live, al webinar del lunedì che invece è gratuito e auguro una buona serata, un buon trading a tutti e soprattutto un buon weekend.